Allora, oggi a Padre Pio TV Anna Maria Salvemini mi ha chiesto qual è il regalo che vorrebbe Padre Pio per il suo compleanno. Noi gli abbiamo fatto il regalo questa sera. Io penso che veramente questa vostra presenza in chiesa, i ragazzi del gruppo liturgico che oggi hanno animato, i ragazzi che ci seguono via Zoom, veramente tutti insieme abbiamo fatto un regalo bellissimo a Padre Pio. E io vi ho seguito anche le altre sere dal mio convento di San Severo, ma vi dico una cosa molto onestamente. Per quanto anch'io organizzi tante cose, non immaginavo che dietro ci fosse tutto questo lavoro. C'è veramente tanto lavoro e quindi io devo dire veramente un grazie a tutti coloro che stanno operando, in modo particolare ai miei confratelli, al superiore, al rettore, al padre Francesco, e poi a quelli che operano direttamente qui, padre Gregorio, padre Nicola, Pasquale, Rinaldo. Padre Gregorio, una cosa, la stregonia è una pianta medicinale, quindi è un esempio delle persone medicinali. Non è che stasera dice a suor Soccorro, cara stregonia, non veramente la nostra fraternità sta veramente dando qualcosa che fa piacere a Padre Pio, con l'impegno di tutti via internet, con l'organizzazione di Nicola, con Padre Rinaldo che è passato a San Marco alla Catena, l'avevamo insieme, aveva anche lui il galletto, per questo si è trovato un poco, è passato da San Marco alla Catena dove curava i pasticcini, qui cura un po' più i fiori e quindi vedo che veramente sta dando il meglio di sé. Bene, lo dico un po' scherzando, ma voglio dirvi, a Padre Pio stasera fa piacere proprio questo, che i suoi frati stanno continuando il suo ministero. E allora Padre Pio ci dice grazie per i suoi auguri. Il grazie grande l'ha detto, io sarò alla porta del paradiso e aspetterò i miei figli spirituali. Sappiamo che Padre Pio è lì che ci aspetta, ma io stasera vi dico che il suo grazie Padre Pio lo darà venendo a casa di ognuno di noi, aspettandoci sulle porte delle nostre case, dei nostri conventi, per benedire le nostre famiglie. Il suo compleanno sia il giorno della sua benedizione per tutti noi.